Signori, bentornati sul canale di Debi. La Wargaming ha finalmente annunciato una nuova nave italiana, la corazzata Giulio Cesare. La data di rilascio ancora non è nota. In questo video speciale andremo a vedere la storia della nave grazie a immagini di pubblico dominio e con la mia voce narrante che appunto vi racconterà la storia. Mettetevi comodi e buona visione. La corazzata Giulio Cesare fu un'unità della Regia Marina che servì in entrambe le guerre mondiali. La nave, insieme alle unità gemelle Cavour e Leonardo da Vinci, costituiva la classe Conte di Cavour. L'unità era intitolata al condottiero e dittatore romano Gaio Giulio Cesare. La nave, varata il 15 ottobre 1911, venne completata il 14 maggio del 1914. La protezione era distribuita su di una cintura continua attorno ai fianchi della nave e sul ridotto che si estendeva dalla torretta sopraelevata di poppa fino a prua. La cintura, larga 2,8 metri, di cui il 57% sopra la linea di galleggiamento, aveva uno spessore massimo di 250 mm e si assottigliava fino a 100 mm a prua e a 120 mm a poppa. La cittadella era protetta da una corazza di 220 mm di spessore. L'apparato motore, che permetteva di raggiungere la velocità massima di 21 nodi, era costituito da tre gruppi indipendenti di turbine collegati a quattro assi portaeliche ed alimentati da 24 caldaie. La riserva di combustibile era di 570 tonnellate di carbone e 350 tonnellate di nafta. L'autonomia era di 4.800 miglia ad una velocità di 10 nodi. L'armamento principale componeva di 13 cannoni da 305 mm ripartiti in 5 torri, 3 trinate e 2 binate. L'armamento secondario era costituito da 18 cannoni da 120 e 22 cannoni da 76, mentre l'armamento silurante era costituito da 3 tubi lanciasiluri da 450 mm, ognuno dei quali dotato di 3 siluri. Le torri corazzate dei cannoni da 305 erano brandeggiabili mediante un sistema sia idraulico che elettrico. La manovra delle artiglierie secondarie era invece esclusivamente manuale. Nell'ottobre del 1933 lasciò La Spezia per rientrare in cantiere fino al 1937, per un radicale riammodernamento. La ricostruzione lasciò inalterato solo il 40% della struttura originale, riutilizzando in pratica solamente lo scafo e la corazzatura di murata. Per il resto si trattò di una trasformazione radicale, con potenziamento dell'armamento, aumento del dislocamento e della potenza dell'apparato motore. Le modifiche cambiarono il profilo della nave e ne aumentarono le capacità di combattimento. I lavori di ricostruzione, iniziati il 25 ottobre del 1933, durarono fino al 1 giugno del 1937 e vennero effettuati presso i cantieri del Tirreno di Genova. Al termine dei lavori, il 3 giugno, raggiunse La Spezia per completare il ciclo delle prove e dei collaudi, terminati i quali, il 1 ottobre successivo, entrò in squadra raggiungendo il 3 ottobre la propria base operativa di Taranto. La ristrutturazione ne fece complessivamente una nave di buon livello, anche se con scarse difese antiaeree e antisottomarine. Al termine della guerra, in ottemperanza alle clausole del trattato di pace, la corazzata venne ceduta all'Unione Sovietica come risarcimento per danni di guerra. La sera del 28 ottobre 1955 la nave venne ormeggiata ad una boa nella baia di Sebastopoli, a 300 metri dalla riva. All'1:30 della notte del 29 ottobre un'esplosione squarciò tutti i ponti della corazzatura. La nave si inclinò in 3 minuti. Diverse le teorie sull'affondamento. C'è chi dice che sia stata una mina tedesca, chi invece un sabotaggio italiano o ancora uno sovietico. Come ben sapete, per motivi di tempo e di copyright ho dovuto fare un riassunto per quanto riguarda la storia della Giulio Cesare. Però se volete leggere l'intera storia potete andare sul sito Wikipedia, lo conoscete tutti. Ragazzi, grazie per l'attenzione, vi ricordo i soliti link che conducono alla mia pagina
pagina Facebook, al mio canale Twitch e al sito Instant Gaming se volete risparmiare soldi sull'acquisto dei vostri giochi. Tutti i link li trovate nella descrizione del video. Ancora grazie per l'attenzione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!